Centro Universo, da vivere ogni giorno. Ho sempre amato i suoni della mia città. Ascoltare le persone, sentirmi parte di una comunità. Ma poco a poco mi sfuggivano parole e suoni. Mi sentivo escluso. Perché rinunciare a tutto questo? Così mi sono affidato a Maico. E ho ritrovato l'emozione di sentire bene. Da sempre alla Maico ci impegniamo per migliorare la qualità della vita di chi non sente bene. Maico, scegli di sentire. Sul catamarano dell'amico Oberdan Caposano, il saluto di Paolo Minucci, bentrovati con il nostro appuntamento a tavola in una location originale dove a distanza di qualche giorno torniamo molto volentieri per ospitare e dare voce alla regista e attrice teatrale Franca Minucci, con cui vorrei subito brindare con dell'ottimo vino a questo nostro incontro. Cin. Che location magnifica! Straordinaria, neppure a dirlo. Abbiamo avuto tanti riscontri nel precedente appuntamento svolto con l'avvocato e collega in giornalismo Lorenzo Cesarone. Ci torniamo con un ospite illustre percorrendo il fiume Pescara. Davvero una bella sensazione che torniamo a provare grazie all'amico Oberdan Caposano e naturalmente grazie anche ai frutti del mare Adriatico proposti come al solito dall'amico Serafino dell'azienda Profumi di Mare, sempre a Pescara. Allora, si diceva una location invidiabile per una puntata davvero particolare che vogliamo vivere assieme a Franca Minucci. D'altra parte lei è una appassionata della vita, delle opere, del Vate, dell'immaginifico di Gabriele D'Annunzio, che d'altra parte ha sempre amato il fiume, certo, Pescara, e ha dedicato buona parte dei suoi studi e delle sue ricerche. Certo. Che dire allora? Che dire? Dire che D'Annunzio questo fiume lo ha amato tantissimo, lo ha vissuto anche, lo ha frequentato, questo dovremmo capire. Ed è protagonista questo fiume, cioè la Pescara è protagonista di gran parte delle sue opere che sono, diciamo, ambientate in questa terra, sia quando esse, diciamo, l'ambientazione è ufficialmente oggettiva, sia quando è invece fra le righe, no, dei suoi versi o delle sue parole. D'Annunzio, il suo cuore è sempre qui, è sempre su questo fiume, perché tra l'altro lui, ecco, noi stiamo guardando adesso e attraversiamo, ci siamo vicini alla sua casa, ecco, perché tutta sentiamo l'aria d'annunziana. Tutta la città aveva un rapporto diverso con il fiume, quel rapporto che noi dovremmo recuperare, non solo perché è un elemento naturale l'acqua, ma perché è soltanto il fiume che ci riporta e ci riconduce alle nostre radici. Perché il fiume, vedi Paolo, stranamente il fiume Pescara non è maschile, è femminile. È D'Annunzio che la chiama la Pescara, dando a questo fiume un'accezione femminile. Stranamente il fiume in qualche modo è una, come dire, è un oggetto penetrativo maschile, diciamolo, certo, insomma. Ecco. Intanto in genere, passiamo sotto il ponte, uno, eccolo, dei ponti. Beh, uno dei ponti dedicati, ecco, al nostro poeta, manco a dirlo, insomma. Questo è il ponte D'Annunzio, no? Ponte D'Annunzio, ecco, certo. Allora, dicevo, invece per D'Annunzio la Pescara è femminile, perché la Pescara coincide con la sua madre, con la sua terra, e quindi in qualche modo ha voluto questo fiume femmina. E questo mi sembra, perché il fiume è generativo in questo caso, no? È fecondativo, e quindi l'ha voluto femmina. Allora, io prima dicevo, mentre mi guardavo attorno, tu pensi che cosa arriva a dire D'Annunzio in questa famosa poesia a Galdino, che insomma scrive in dialetto abruzzese, cosa molto strana perché D'Annunzio ha scritto poco in dialetto in fondo, però questa poesia la scrive in dialetto e la scrive proprio perché sta mandando lui. D'Annunzio ha fatto anche, tra le tante cose, anche un profumo, ha inventato, mangiamoci qualcosa, certo, intanto. Come no, perché ecco, qui è tutto davvero molto buono. Ma certo, il pesce fresco del mare Adriatico, ma che piacere, intanto che sono privilegio. Delle immagini davvero suggestive quelle girate dal nostro Leo, qualcosa di incredibile, è bello esserci. D'altra parte noi siamo inseriti in un progetto Fiumare Abruzzo che propone tutti i giorni con questo simpatico catamarano gite sul fiume Pescara e sul mare Adriatico. Potete prenotare sin d'ora
sulla pagina Facebook o telefonando direttamente all'amico Oberdan Caposano per fare una bella gita sul fiume Pescara, attraversando anche parte del mare Adriatico, una location ideale anche per feste di compleanno, cerimonie, banchetti, cene d'affari. È bello esserci qui sul catamarano di Oberdan Caposano e vivere delle ore in tutto relax. Sì, ma credo che ogni pescarese dovrebbe permettersi questo lusso, tra virgolette, che poi non è neppure così, anzi assolutamente, certo, molto alla portata. Dovrebbe vivere questa esperienza, quella di riattraversare la propria città, di guardarla da questa angolazione, da questo punto di vista. Ti dicevo che D'Annunzio scrive una poesia in qualche modo in cui parla di questo fiume, dicendo questo: l'acqua della Pescara è profumata da quando mamma mi ci sa specchiata. Pensa quale grande onore, quale grande lui, diciamo, rapporto aveva con la madre. Bastava che la mamma si fosse soltanto specchiata a questo fiume per essere un fiume profumato. Dicevo prima che pensavo immediatamente a una poesia in dialetto che D'Annunzio ha scritto, ne ha scritte poche in dialetto, questa è appunto la dedica a Galdina Sabatin, e parla del fiume Pescara e dice, sentite un po': l'acqua della Pescara è profumata da quando mamma mi ci sarà specchiata, e per questo la mitta sta bottiglia fatte come lo cuore di Lufia, ma lo rumite che te può mannà, solo l'addore della santità, ma per quest'addore ninci sta cristal, lo vende chiara te le porta a balla. Incredibile. Allora, sì, incredibile. Lui aveva fatto questa bottiglia di profumo per la mamma e dice alla mamma: ma che posso fare io per te? Insomma, tutto, questo è quello che posso fare, soltanto questo è quello che posso fare. E immagina che dentro quella bottiglia ci sia l'acqua della Pescara, profumata perché la mamma ci si è specchiata. Quindi penso che sia un'immagine straordinariamente bella, intensa, che ci ricorda il rapporto straordinario che D'Annunzio aveva con la mamma. Intanto stiamo ammirando, stiamo vedendo degli scorci del fiume Pescara che non conoscevamo, no, a dire il vero, delle parti davvero incantevoli. Questa è davvero una risorsa per la città di Pescara e fa bene l'attuale amministrazione a investire, perché merita nuova vita il fiume Pescara, un fiume di cui si è parlato spesso e volentieri in termini negativi, però va riscoperto in tutta la sua bellezza, in tutto il suo fascino. Adesso avremo l'opportunità nel corso di questo nostro appuntamento di scoprire altri angoli mai visti, reconditi del fiume Pescara. Per tornare al rapporto tra Gabriele D'Annunzio e il fiume Pescara, è un rapporto che lui sigilla proprio e suggella in uno dei brani più incredibili e più straordinari che lui abbia mai scritto, che è proprio Terra Vergine. Allora, quando uno legge Terra Vergine si trova immerso in questo fiume, come noi adesso. Ascoltate che parole che dice D'Annunzio, parlando di Tulestre e Fiora, che sono i due protagonisti di questa storia, di un amore in qualche modo erotico. Questi due si incontrano, no? E sono tutti e due molto vicini e vogliono molto amarsi. Giunsero in fondo per mezzo alle fratte, ai bronchi, alle ortiche, ai canneti, con le vesti lacere, con mani e piedi sanguinanti, con i polmoni dilatati. Il fiume là innanzi si frangeva contro i massi in un nembo di schiuma. Fiora si accostò avida e bevve. China sul greto, con il seno balzante, con la lingua all'acqua nella curva della schiena e dei lombi rassomigliava ad una pantera. Ecco, pensate a questa donna che scende dalle campagne e arriva fino al fiume, dove si incontra con Tulestre, e c'è questo incontro, che è un incontro d'amore, di eros, di grande, diciamo, passione, come il fiume chiama, come il fiume richiama. D'Annunzio ha ambientato dei versi straordinari proprio su questo fiume. Era una fonte di ispirazione per il Bade. Assolutamente sì, assolutamente sì. D'Annunzio ha molto amato questa terra, noi dobbiamo arrivare a ricordarci sempre questo. Perché, vedi, in questi giorni c'è molta polemica anche sul D'Annunzio e fiume, come forse tu sai e avrai anche seguito un pochino. Perché io sono molto dispiaciuta del fatto che venga considerata quasi una farsa la grande impresa fiumana. Questo non se lo può permettere nessuno di dirlo, perché non è vero. D'Annunzio ha creduto profondamente in quell'impresa. Ha rischiato tutto su quell'impresa. È partito che aveva la febbre alta, è andato a fare un'impresa che non era immaginabile, eppure l'ha fatta. Poi oggi mi si dice: ma alla fine si è dovuto arrendere. Sì, si è dovuto arrendere. Intanto non è vero che ha lasciato le cose come stavano, perché in fondo
la libera città di Fiume nasce proprio per lui. Se non ci fosse stato D'Annunzio, forse non ci sarebbe mai stata neppure la libera città di Fiume. E poi ci ha provato con tutte le sue forze, le sue energie, ha coinvolto il mondo intero. Come si fa a dire che D'Annunzio ha fatto una farsa? Io mi sono molto ribellata l'altro giorno a un articolo sul giornale su questo argomento e vorrei che tutti i cittadini si ribellassero per riacquistare quella buona fede che D'Annunzio ha avuto nei suoi rapporti in generale, ma soprattutto nei rapporti con questa terra. Io sono molto dispiaciuta di questa cosa, vorrei quasi fare una conferenza stampa su questo argomento. Ma perché l'opinione pubblica, le istituzioni in genere, continuano ad avere a distanza di anni, a distanza di tempo, un rapporto di amore e odio con Gabriele D'Annunzio? Diciamo che D'Annunzio ha molto contribuito anche a questo, è stato molto complice in questo, perché ha voluto in qualche modo riscattare l'immagine di un poeta che era amante del bello, amante del lusso, amante del superfluo, come diceva lui, amante delle donne. E tutto questo in un'epoca in cui, siamo alla fine dell'Ottocento, primi Novecento, in cui il poeta era ancora l'immagine di pallido e maciato, di un'immagine un po', diciamo, legata a Leopardi, già troppo al foscolo, che aveva già un'altra energia. Ecco, D'Annunzio ha voluto riscattare, ha voluto cercare di proporre un'immagine totalmente diversa e ha pagato e paga anche oggi, ancora oggi, un conto su questo. Perché? Perché lo si conosce poco, perché lo si è letto poco, perché risulta molto difficile credere che quest'uomo nella sua vita, che è stata poi una vita, diciamo, fatta di tante cose, non è stata soltanto impiegata nella scrittura, è stata impiegata nelle imprese più straordinarie, non solo quella di Fiume, ma anche in una vita proprio personale, nei rapporti umani, come scrittore, come giornalista, no, come, insomma, come colui che inventava per esempio degli oggetti nuovi, un D'Annunzio modernista, un D'Annunzio che è stato innovatore. Cioè, allora, di fronte a tutte queste facce d'Annunziano, a tutti questi volti di D'Annunzio, il popolo è abbastanza, insomma, così perplesso e non si riesce a contenere tutto. Di D'Annunzio si è letto poco, di D'Annunzio si è portato, per esempio, si conosce poco il teatro di D'Annunzio. Anzi, non si conosce per niente il teatro di D'Annunzio. Io penso che questa, anzi, voglio... A dire il vero, non si conosce neanche il D'Annunzio politico. D'Annunzio politico, si conosce un po' il D'Annunzio poeta. Ebbene, io credo che tutta la poesia del Novecento, ma questo lo dice Montale, non lo dico io, debba fare i conti con D'Annunzio. Non c'è poeta del Novecento che non debba a D'Annunzio qualcosa, che non abbia visto, non dico copiato, ma insomma sicuramente non si sia lasciato suggestionare, impressionare, in qualche modo, insomma, condizionare da una frase, da un'espressione di D'Annunzio, da una figura retorica che D'Annunzio usava. Ed è stato talmente forte la sua imprimatura, la sua impronta, che ha veramente dato un'impronta a tutto il Novecento. Quindi di cosa vogliamo parlare? Dobbiamo essere orgogliosi di aver dato i Natali a tanta e a tale personaggio, insomma, e non essere sempre pronti a denigrarlo, pronti in qualche modo a ridimensionarlo. Certo è che parlare di Gabriele D'Annunzio su questo fiume e sul catamarano del capitano Oberdan, che ci sta guidando in maniera esemplare, è davvero un piacere. È senz'altro un modo diverso di parlare di D'Annunzio delle tante occasioni che Franca Minucci ha avuto, sì, nelle sedi istituzionali. Allora, io mi ricordo su questo fiume uno spettacolo che ho fatto con Maria Rosaria Omaggio, parlo di molti anni fa, ancora non nasceva il fiume La Memoria, eravamo ai primi anni in cui, anzi, si chiamava Aspettando il fiume La Memoria, quindi avevamo pensato a quel progetto, però poi abbiamo aspettato ancora per metterlo in moto. Ebbene, Maria Rosaria Omaggio, accompagnata tra l'altro sempre da questo nostro grande capitano Oberdan, accompagnato da lui, perché adesso abbiamo ritrovato un pochino i fili di questo nostro rapporto e di questo discorso, arrivava appunto dalle acque del fiume fino al popolo che lo aspettava, che io avevo fatto posizionare, perché la regia era la curatela di questo progetto e di questo spettacolo era tutta mia, e rientrava ed entrava con queste stesse, diciamo, poesia che io voglio recitare come lei quel giorno in piedi sulla barca mentre si avvicinava. E allora facciamolo subito. Rientra lente dalle liete pesche sette vele latine e portan seco delle ondate fresche di fragranze marine. Son bianche, rosse, gialle e su ci raggia l'occhiata ultima, il sole. S'allunga all'aura una canzone selvaggia d'amore e di viole. Nel ciel di perla
le rondini brune ricaman voli a sghembo. Non si vede del mar là tra le dune che un cinereo lembo. Il fiume è pieno di riflessi. A schiera le sette vele stanche vengono innanzi, insieme con la sera. Sono gialle, rosse e bianche. Un capolavoro, senz'altro un capolavoro. Continuiamo ad assaggiare queste prelibatezze proposte dall'azienda Profumi di Mare dell'amico Serafino, mentre continuiamo a navigare il fiume Pescara in dei posti davvero che non sono conosciuti alla maggior parte dei pescaresi, quindi è bene esserci sul catamarano guidato dall'amico Oberdan Caposano, che è tutti i giorni a vostra completa disposizione, quindi per le vostre prenotazioni, per rispondere alle vostre esigenze. Se volete veramente conoscere più da vicino il fiume Pescara in un contesto completamente diverso dal solito, per conoscere meglio anche il mare Adriatico in gita sempre con questo catamarano, lo potete tranquillamente fare prenotando sia sulla pagina Facebook che sul numero di Fiumare Abruzzo, questo progetto che ha avuto anche il patrocinio della Regione Abruzzo. Potete farlo tutti i giorni, soprattutto in queste giornate di sole, in queste giornate davvero fantastiche che propone l'estate 2019. Si parlava di Gabriele D'Annunzio, si parlava di questo rapporto con il fiume Pescara, ma anche delle controversie alimentate. Franca Minucci ha scritto anche uno dei libri che va per la maggiore, Come il mare io ti parlo, edito da Bompiani, un libro che racconta l'amore epistolare tra il Vate, tra Gabriele D'Annunzio ed Eleonora Duse, un libro che ha avuto un grande successo, senz'altro uno dei più venduti sulla vita e sull'opera di Gabriele D'Annunzio. È anche il caso in questa sede, in questa location, per fare il punto della situazione su quest'opera che ha richiesto tanti sacrifici, sì, ma che ha regalato tante soddisfazioni a Franca Minucci e a Bompiani. Sì, e dalle quali adesso ti dico anche, diciamo così, il seguito, perché in quell'occasione io non pubblicai una mia presentazione, ma soltanto, diciamo, una piccola presentazione nella quale spiegavo più o meno come ero arrivata a questo carteggio e quali erano i criteri di lettura di questo carteggio, che mi avevano, diciamo così, informato per poter poi arrivare alla decodifica, alla scrittura per esempio di alcune parole o alla datazione di alcune lettere. Ebbene, quindi non presentai e non ho pubblicato tutto il lavoro, sì, della mia presentazione, perché io, mentre, vedi Paolo, mentre io leggevo queste lettere, c'erano in me delle suggestioni che avvertivo, delle sensazioni, delle emozioni che io trascrivevo per poterle, diciamo, fermare sulla carta, perché sentivo da lei una frase, un'espressione che mi colpiva molto, oppure capivo alcune cose che lei voleva dire, o affrontavo alcuni temi, come per esempio il tema della maternità, il suo rapporto con il lavoro, il suo rapporto con la famiglia, con la gente, cioè con tante cose. Ecco, ora questo lavoro sta per essere ripubblicato invece, perché non lo feci allora come pubblicazione, perché allora la postfazione, la prefazione la fece Barberi Squarotti, quindi Anna Maria Andreoli, grandi nomi che vollero dare, diciamo, il loro contributo a questa mia opera. Ecco, invece questa volta io pubblico di nuovo questo libro proprio solo su questa mia, diciamo, esperienza, l'incontro di Franca Minucci con quelle parole, con quelle lettere e con tutte le emozioni che questo racconto, che questo, diciamo, lavoro, questo studio mi ha provocato. Come il mare io ti parlo, sì, era l'opera ideata da Franca Minucci, sì, se la aspettava in questi termini e si aspettava anche questa risposta da parte del pubblico, o si aspettava, sì, qualcosa di diverso? No, me lo aspettavo, Paolo, perché era un lavoro molto atteso, atteso dagli studiosi, atteso anche dal grande pubblico, perché tra le grandi storie di D'Annunzio, d'amore di D'Annunzio, di passione, certamente la storia con Eleonora Duse è stata una delle più importanti, se non la più importante. Eppure quelle lettere non erano ancora state pubblicate. Poi ho capito perché. Una volta che le ho viste ho capito il motivo per cui non erano state pubblicate. Perché? Ma perché erano troppo complicate, perché erano troppo confuse, perché
ognuno aveva un pochino così saccheggiato su quelle lettere, quello che, di cui aveva avuto bisogno in quel momento, e non erano state mai riordinate, mai guardate con un'attenzione precisa. Ci voleva troppo tempo, tant'è vero, Paolo, che come tu sai ci ho messo 10 anni. 10 anni della mia vita. 10 anni di lavoro. Un lavoro che ha attraversato la mia vita. Ha attraversato la mia vita e ha cambiato la mia vita radicalmente. Come tu sai, un lavoro che ha visto anche la fine della mia mamma, quindi la sua malattia, la morte. Di conseguenza è stato un lavoro per me particolarmente importante, coinvolgente ed emozionante in tutti i sensi. Però mi ha dato, come dicevi tu, grandissime soddisfazioni, mi ha fatto conoscere al mondo intero, perché Eleonora Duse è conosciuta nel mondo. E quindi questo lavoro è arrivato ovunque, soprattutto perché Bompiani lo ha fatto arrivare ovunque. E quindi se io oggi vengo chiamata da tutte le parti per parlare di questo rapporto, lo devo a questo lavoro, insomma, sicuramente. Centinaia e centinaia di lettere d'amore, sì, tra Gabriele D'Annunzio ed Eleonora Duse, sì, sul catamarano dell'amico Oberdan. Si sente di dire qualcosa in più su una di queste lettere? Beh, Franca, sì, Minucci? Certo, mi sento di dire una cosa che dico spesso negli spettacoli, perché c'è una lettera che è brevissima, che però io ho trovato, come tutte le altre, senza luogo e senza data, ma che io ho voluto, in questo caso, con questa lettera ho voluto chiudere il lavoro, ho voluto chiudere, diciamo, il carteggio. Ho scritto in nota che non ho elementi filologici che mi possono, come dire, avvallare questa collocazione, no? Che possono, diciamo, giustificare la mia collocazione. Ho soltanto degli elementi stilistici, se vuoi estetici, però io credo che nonostante tutto, nonostante la storia con D'Annunzio fosse già finita da 20 anni, qui stiamo parlando di una lettera che io ho dato 21 aprile 1924, è la sera e la notte in cui Eleonora muore. In America, Eleonora muore a Pittsburgh dentro questa camera d'albergo, e io immagino che in quel momento, nel momento più terribile della sua vita, nel momento in cui capisce che sta per lasciare tutto, il suo ultimo pensiero vada al suo Gabri, nonostante la storia con Gabriele D'Annunzio era finita da 20 anni. E allora io ho collocato queste parole, che sono straordinarie, in cui lei dice, Gabri, ultima sera o prima questa della nostra vita? Ti tengo stretto, stretto a me, e ti chiedo, ultima sera o prima questa? E tu mi rispondi, Gabri, lo sento, ma per sempre, per sempre, per sempre, Eleonora. Ecco, allora io ho voluto chiudere questo carteggio con senza questa... Senza parole. Sì, però. Ho voluto chiudere questo carteggio con questa piccola, questa breve lettera, nella quale io immagino che lei abbia messo tutto quello che aveva in quel momento, la sua vita passata e la sua vita futura, perché immagina che con D'Annunzio abbia anche un futuro al di là della vita, al di là della morte. E quindi ho trovato questa lettera straordinaria. Intanto Leo, oltre che seguire il nostro programma da ottimo regista qual è, sta immortalando delle parti suggestive del fiume Pescara, sembra essere in un'altra città, invece siamo a Pescara veramente, quindi un invito a tutti quanti voi che siete alla visione e all'ascolto di prenotare da subito una visita in catamarano, quindi una gita in catamarano, perché è qualcosa di fantastico, di fenomenale, sì, merita proprio una visita. Franca, è un privilegio, sembra che essersi, ci dovrebbero, se, sì, permettere tutti, immersi nella natura. Non è una cosa, no, no, è una cosa straordinaria. Poi tra l'altro è proprio un fiume straordinario, che è pieno di vegetazione, così sembra ricco. Sembra essere in Amazzonia, sì, in qualche vero, altra parte del ricco, globo terrestre. Così verde, no? Così meraviglioso, meraviglioso. Un fiume che merita davvero di essere attenzionato a dovere dalle istituzioni, che spesso e volentieri in passato si sono dimenticate delle problematiche di questo fiume, che non è affatto un problema, bensì una risorsa indiscutibile della città di Pescara, e come risorsa va tutelata e valorizzata a dovere. Quindi benvengano tutti quegli amministratori che crederanno e scommetteranno in questo progetto. Ha avuto ragione D'Annunzio a chiamarla la Pescara, perché è un fiume rassicurante, materno, a differenza di tutti gli altri fiumi. È ricco di vegetazione, quindi fecondo, di vita. È proprio vero.
D'Annunzio ha fatto molto bene a chiamarlo la Pescara ed io come donna rivendico il genere femminile di questo fiume. E come donna di cultura, qual è il pensiero di Franca Minucci? Perché altre realtà, non solo in Italia ma anche fuori dai confini nazionali, hanno investito sui rispettivi fiumi creando esercizi commerciali, creando attività per fare economia. Il pensiero di Franca Minucci sul fiume Pescara. Quale può essere? Che noi dovremmo viverlo in tutti i sensi. Dovremmo rispettarlo, conoscerlo meglio, rispettarlo, cercare di, come dire, di apportare anche quando ce n'è bisogno, perché credo che ci sia anche bisogno, no? Credo che adesso qui il tecnico lo conosce meglio di me e sa benissimo che questo è un fiume che va dragato anche, no? E quindi andrebbe ridragato, andrebbe, diciamo, riproposto nella sua bellezza, nella sua integrità per quello che possiamo fare. Quindi che va sul fiume, vanno spese delle energie in tutti i sensi e soprattutto va fatto per conoscere a questa città che non la conosce affatto. Noi non abbiamo per niente, Pescara è importante per il fiume, non tanto per il mare, non è il mare che ci deve fare, il mare già è qualcosa che in qualche modo noi condividiamo con tutta la costa, quindi nei posti più o meno belli eccetera, è il fiume che ci caratterizza, questo fiume che entra, che penetra dentro la nostra città, perché poi diventa in qualche modo un porto canale il nostro, non a caso, quindi è veramente un fiume particolare. E poi guardate da dove viene, viene da una montagna così, anche in questo caso, così a noi vicina, così amata da D'Annunzio, perché sta nelle pendici della Maiella, no? Questo nostro incontro che noi andremo, diciamo più o meno, che potremmo anche fare se noi andassimo adesso molto, no, molto indietro, fino alle foci di questo nostro fiume. Ecco, io penso che la città di Pescara debba riscoprire questa realtà, godersela, perché questa è un'immersione nella bellezza, è un'immersione nella cultura, è un'immersione nelle nostre radici più profonde e più vere. E D'Annunzio ce l'aveva già detto, ma io penso che adesso non l'abbiamo capito, mi auguro che si sia capito tutto questo. Guardate che roba. Gli anni della motonave Tiziano, che tanti nostri telespettatori ricorderanno, non sono poi così lontani. Abbiamo fatto andare via la motonave Tiziano che collegava anche le due sponde del mare Adriatico, quindi l'Abruzzo con la Croazia. Speriamo che si torni presto ai fasti di una volta, perché i pescaresi, gli abruzzesi se lo meritano davvero. Franca Minucci. È vero, è vero. Io non mi posso mai stancare di guardare, guarda che roba, ma qui una vegetazione così veramente ricca, no? Sembra così di sontuosa. Stare in un'altra realtà, non sembra Pescara, noi che la conosciamo anche per gli aspetti urbanistici del territorio, essere qui è davvero essere in un paradiso terrestre. Complimenti a coloro che ci hanno fatto scoprire questa bella realtà, complimenti a coloro che hanno presentato il progetto Fiumare Abruzzo, perché è un progetto lungimirante che guarda al futuro della città di Pescara attraverso queste gite in catamarano che propongono gli aspetti più belli del fiume Pescara ma anche quelli del mare Adriatico. Sul catamarano si organizzano anche tramonti, albe, insomma è bello esserci in compagnia di amici e parenti in una location fantastica. Sì. Davvero complimenti, noi torneremo sicuramente su questo catamarano per proporre altre novità, altri personaggi, per raccontare nuove storie, perché ci rilassiamo e al tempo stesso troviamo motivi di interesse per conoscere altre realtà del nostro territorio, del nostro comprensorio, che meritano di essere valorizzate a dovere. Noi ci crediamo, speriamo che le istituzioni facciano altrettanto, perché il fiume Pescara è una risorsa, come si diceva, e lo diciamo senza mezzi termini. Senza mezzi termini, è vivo, è bello e va assolutamente vissuto, va conosciuto, va vissuto e va recuperato in tutti i sensi, soprattutto in questa sua dimensione proprio di goderlo, di godere di questo verde che è anche così sontuoso, no? Così ricco, così abbracciante proprio. Ecco, io credo che una dimensione come questa del nostro fiume, della nostra città, non si era mai vista prima. Sono sicuramente d'accordo nel fatto che bisognerebbe fare dei lunghi viaggi. Io mi propongo anche per leggere delle cose insieme a un pubblico, se vuole, qui possiamo fare piccoli spettacoli ma anche di grande pregio, è vero, dei piccoli camei culturali e artistici.
In questa ambientazione onirica, sì, oserei dire, io vorrei salutare e ringraziare Franca Minucci, perché purtroppo il tempo è tiranno. Vorrei ringraziare la nostra regista e attrice teatrale per questo suo prezioso e toccante contributo sul catamarano dell'amico Oberdan Caposano, che come al solito è stato gentilissimo nell'ospitarci e nel guidarci attraverso le bellezze naturalistiche del nostro territorio, del territorio pescarese, che vi esorto ancora una volta a visionare, perché lo merita davvero. Quindi grazie a Franca, grazie Minucci, a voi. Grazie a tutto lo staff del progetto Fiumare Abruzzo, grazie all'amico Oberdan Caposano, ma soprattutto grazie a Serafino, titolare di Profumi di Mare, che ci ha proposto nuovamente del buon pesce fresco che continueremo ad assaggiare con molta attenzione. Prenotate anche la vostra visita, perché siamo davvero felici di potervi annunciare che l'amico Oberdan è a disposizione tutti i giorni per esaudire le vostre richieste. Grazie a voi per averci scelto da casa, l'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti! Un'idea originale per la tua festa? Rendila indimenticabile con il Festival della Melodia. Emozionante gara con il meglio della musica leggera o con una serata di Miss Adriatico, storico e coinvolgente concorso di bellezza internazionale, o addirittura con il Festival dell'Umorismo, esilarante sfida tra barzellettieri con risate a crepapelle. Insomma, spettacoli per tutti i gusti e con grande risalto mediatico. Affidati dunque alla trentennale esperienza dell'Agenzia Promozione Spettacoli e chiama subito il 337 91 71 11. Il divertimento ti aspetta! Centro Universo, da vivere ogni giorno. Ho sempre amato i suoni della mia città. Ascoltare le persone, sentirmi parte di una comunità. Ma a poco mi sfuggivano parole e suoni. Mi sentivo escluso. Perché rinunciare a tutto questo? Così mi sono affidato a Maico. E ho ritrovato l'emozione di sentire bene. Da sempre alla Maico ci impegniamo per migliorare la qualità della vita di chi non sente bene. Maico, scegli di sentire.